Finite le premiazioni di questo giro ciclistico della città di Reggio Calabria, vittoria di Jonathan Restrepo, abbiamo qua il team manager della GW Shimano, è una felicità pazzesca, Gianni. Sì, una felicità, una grande felicità, è stato un splendido regalo di compleanno che mi ha fatto Jonathan Restrepo e direi tutta la squadra, perché quando c'è stata dopo la metà gara praticamente il frazionamento del gruppo, noi siamo rimasti con quattro corridori nei primi 30. Poi c'è stata questa volata spettacolare da parte di Jonathan, per cui siamo molto contenti. È la sesta vittoria stagionale, ma naturalmente è in assoluto la più prestigiosa. Poi mi fa particolarmente piacere perché abbiamo ottenuto, quando c'era il giro della provincia di Reggio Calabria, il giro della Calabria a tappe, abbiamo ottenuto anche allora ottimi risultati e quindi ci tenevo particolarmente in questa corsa che rappresenta un po' la continuazione delle precedenti, non solo onorarla ma ottenere un grande risultato. Per Gianni Savio 75 anni oggi e non sentirli, a dimostrazione che non solo andare in bicicletta fa bene ma anche fare il team manager. Al di là di questo, ancora auguri e un rilancio ovviamente per Jonathan, ricordiamo è passato professionista giovanissimo con tutte le credenziali, poi si è un po' perso anche per problemi fisici, ma un rilancio soprattutto per te che quest'anno ricominci, non come diceva Massimo Dolorisi da tre, ma ricominci da zero con questa nuova Continental. In effetti è così, riparto da zero, però riparto da zero con lo stesso entusiasmo che avevo 39 anni fa, quindi speriamo di fare bene e di poter ritornare nella categoria professional al più presto. Non avevamo altra alternativa per quest'anno e direi che io e Marco Bellini siamo riusciti a salvare la squadra, perché il primo sponsor, Drone Hopper, l'azienda spagnola produttrice appunto di droni, non ha più pagato da metà stagione. Noi siamo riusciti con risorse alternative, con la cessione di contratti di corridori, insomma a recuperare il necessario per portare a termine la stagione. Poi io sono conosciuto in Colombia per avere avuto squadre colombiane e anche per essere stato commissario tecnico della nazionale colombiana. Per cui si è prospettata questa opportunità, io avevo detto che saremmo scesi anche in una squadra Continental, però a condizione che ci fosse un vero progetto giovane. Qui questo progetto c'è, per cui siamo contenti così. In una mia intervista uscita ieri su Salentime.it, in esclusiva fatta a te, tu hai parlato di miracolo sportivo per la stagione portata a termine lo scorso anno. Io ti chiedo un'anteprima, quando ci sarà un ulteriore miracolo sportivo per ritornare tra le professional? Ma veramente io devo risponderti che spero che di questi miracoli sportivi non ce ne siano più, nel senso che ci è costato moltissimo, ma devo dire proprio che è costato a me e a Marco Bellini anche in termini di salute, nel senso che abbiamo passato un paio di mesi senza più, dormendo molto male, con tensioni, con stress, però insomma io dopo 38 anni che dirigevo una squadra, avendo onorato sempre tutti gli impegni, non potevo fermarmi così, quindi occorreva trovare una soluzione, speriamo che i miracoli non siano più necessari. Buon compleanno e complimenti per la vittoria. Grazie mille caro Giuseppe e complimenti a te per l'articolo di ieri, molto molto bello.